ci sono due, marito e moglie, no, a letto, che la moglie si sveglia e ride, dice, che tu ridi li fai, marito? Ho fatto un sogno strano. Che sogno ti ha fatto? Ho sognato di essere ai mercato, no? E lei era in mercato, e sicché sono andata al banco di frutta e verdura, dell'ortolano, e sicché vendevano tutti i piselli. Dice, come piselli? I piselli, tipo le fave. Piselli e fave, proprio roba di baccelli. No, i cazzi. Ah sì, ridea. E che tu ridi? No, perché più grossi erano e più costavano. C'erano delle, certi erano così, quelli costavano 50-100 euro, poi c'erano un pochino più piccini, costavano 20-30 euro, e ride. Dice, sì, ma che tu ridi? Perché quelli aumentò, li vendevano a mazzetti di 12. C'è uno, un nero, no? Un nero cammina per un bosco, a un certo punto vede la lampada di Aladino, dice, Madonna, che è questa lampada? Dice, la piglia a mano. La vede un po' sporca, fa, la voglio pulire, che la lustra un pochino, mentre è lì che la lucida, esce fuori il genio. Che dice, esprimi un desiderio e io te lo esaudirò. Buono fa questo qui. Allora, vorrei essere bianco, bere tanta acqua e vedere tanta fia. Buono, lo trasformo in un bidet. Allora, c'è nel Far West, no? Nel Far West John entra in saloon, si mette a sedere, che gli fa al cameriere? Cameriere, una bistecca di carne di cavallo. Che? E una pinta di birra. Va bene. Il cameriere gli porta la bistecca, John l'assaggia, dice, ma che carne è lei? Le di cavallo. Ma chi mi ha dato la sella? Perché le dura. Che non sono avanzato, vabbè, allora no. Dai, ci sono. Calmo! Ci sono due amici, si incontrano, dice, oh, ma i problemi che ti avete economici, dice, guarda, sta buono, ho messo su un'azienda, una ditta, cioè ci sta questa impresa ora, e che tu c'hai? Ho messo su un bordello, dice, e che tu c'hai? C'ho prostitute e travestiti, perché ora travestiti vanno parecchio di moda. Ah, dice, che va bene, ma va benissimo proprio, un'attività fiorente proprio. E quanta gente sta a lavorare? Per ora si lavora solo io e la mia moglie. Che spettacolo! Auguri, oh, auguri! Allora c'è uno, no, in bicicletta, con due bottiglie di grappa, l'ha appena comprata ai bar, no, qui a Sciano. Sicché incontro un suo amico per la strada, dice, oh, guarda che te tu rischi di andare in bicicletta con quelle due bottiglie di grappa, perché se tu caschi ti si rompano. Io, buono, le 20 anni con bicicletta, insomma, cascavo. Secondo me tu rischi. Lui dice, Madonna, che fa altri 200 metri? Dice, ma forse c'ha ragione, Madonna. Io le bevo, e le bevo tutte, no? Il giorno dopo incontri il suo amico, dice, oh, ho fatto come tu mi hai detto te, l'ho bevuto. Ma lo sai, t'avevi ragione, sono cascato 6 volte per arrivare. C'è Gesù che le ha fare miracoli. Sicché arrivi il primo, no, fa avanti il primo. Sicché arriva uno con le stampelle, no? Sicché dice, come ti chiami, figliolo? Mi chiamo Tommaso. Dimmi, Tommaso, cos'hai? Senza stampelle non riesco a camminare, dice. Tommaso, vai dietro quella pietra e fai quello che ti dirò io. Va bene, maestro. Sicché Tommaso, va dietro la pietra. Avanti un altro. Come ti chiami, figliolo? Mi chiamo Giulio. Dice, e che c'hai, Giulio? E con questa voce così mi prendono tutti in giro, no? Strano, dice. Lo so, però vedrai. Giulio, vai dietro quella pietra e fai quello che ti dirò io. Va bene, maestro. E Giulio va dietro la pietra. Che gli fa? Tommaso, getta le stampelle! Fu. Giulio, di qualcosa! Tommaso è cascato! c'ho dei miei capelli, vabbè, comunque si fa uguale. Allora, c'è una signora, ma grassa, una proprio, che non gli riesce a dimagrire, non c'è verso. E riprova di tutte le diete, non c'è verso.
Allora va da un dottore e dice: dottore, io non riesco a dimagrire. Dice: guardi signora, io ho inventato una nuova dieta. Se lei segue questa dieta qui, lei veramente vedrà che dimagrirà proprio in pochissimo tempo. E che dieta lei dice? È una dieta, cioè praticamente è una dieta anale. Che senso? Praticamente lei non mangia più dalla bocca, ma mangia, diciamo, via anale. Ma via anale? Ma come? Cioè lei mangia, non si preoccupi, che poi dopo non sentirà più nulla, e anzi inizierà a sentire anche i sapori. Proprio, ma proviamo, dice, fa questa signora. Ma posso mangiare tutto, tutto, torte anche, tutto, che c'è? Va bene. Che questa signora, dopo un mese, torna dal dottore, ed è lì che fa così, no? Tutta così. Che gli fa, allora come va? Va benissimo, sono diminuita 25 kg in un mese, porca miseria, parecchio. E continua a fare così, no? Dice, ma che gli crea qualche problema? No, assolutamente niente, anzi sento anche i sapori, sto proprio bene, dice. Ma gli crea bruciore? No, assolutamente niente, ma prurito? No. E perché fa saltella a questa maniera? No, ma si giunga. Grande Paolo. C'è una coppia di sposi, tu guardi, c'è una coppia di sposini, no? Di sposi, non c'hanno una lira, ma sono proprio poveri, alla canna proprio poveri, poveri. Sicché il marito gli fa alla moglie: guarda, come si fa? Non ci sa più soldi. L'unica maniera, secondo me, però non ti offendere, gli dice, proprio non ti voglio offendere, però secondo me l'unica maniera è che tu ti vada a prostituire, dice. Madonna, come fa a fare la moglie? Io non posso, tu lo sai, sono anche molto cattolica. Io non posso fare queste cose. Dai, guarda, tu lo devi fare per il bene della famiglia, perché se no qui veramente, cioè noi veramente, se no si muore di fame, ci leva alla casa. Ma come fa? Dice, via, o prova una volta. Va bene, via. Che questa donna va per la strada, si ferma una macchina, dice, quant'è? Aspetti un attimo, guarda il marito, dice, ma chiesto quant'è? Il marito gli fa, digli 50 euro. Che dice 50 euro e lui, questo qui gli fa, dice, guardi, io ho soltanto 20 euro. Aspetti un attimo, che torna dal marito, dice, mi ha detto c'è soltanto 20 euro. Dice, allora tu gli dici che per 20 euro ti fa un servizietto. Bene, che dice, ma io non ce la fo, come fo, non ce la fo, via, dai, fa questo sforzo, va bene. Che va lì, dice, guardi, per 20 euro io gli fa un servizietto. Allora questo qui dice, va bene, gli faccio un servizietto, ma non macchina, questo qui se lo tira fuori, c'è una bestia, madonna, questa ma proprio una bestia, no? Che questa donna fa, oddio, madonna, dice, aspetti, poi dai, suo marito dice, oh, ascolta, e ti voleva dire una cosa, dice, dimmi, che c'è mia 30 euro da prestare. Non capisco. Per forza. Allora, ci sono due ragazzi, no, giovani, insomma, hanno anche poi i soldi tra l'altro, che si amano alla follia e decidono di sposarsi. Che decidono di sposarsi, fanno il matrimonio, vanno in luna di miele, poi vanno a vivere da soli, finalmente, nel loro nido d'amore. Il marito, il ragazzo, lo sposino, torna a casa dal primo giorno di lavoro, va in cucina dalla moglie e gli fa: amore, l'hai fatto da mangiare? Non c'è nulla da mangiare. Come non c'è nulla? Non c'è nulla, non ci sono soldi. Vabbè, dai, facciamo l'amore. E vanno a fare l'amore. Il giorno dopo torna dal lavoro, ritorna in cucina e fa: amore, hai preparato nulla da mangiare? Non c'è nulla da mangiare. Nemmeno oggi, no, non c'è nulla. Vabbè, dai, facciamo l'amore. E fanno l'amore, no? Il giorno dopo torna, vede la moglie che scende dalle scale dai passamano, no? Dai corrimano così, no? Dice, che tu fai? Riscaldo la cena. Dunque, allora, c'è una signora, va dal dottore, no? Che va dal dottore, dice, il dottore gli fa, dice, mi dica, il dottore, io tutte le volte che faccio l'amore mi scappa da piangere, dice. E si metta sul lettino e si fa la prova. Come la prova? Io ne metto un pezzettino per volta, no? Quando sarai al momento che scappa da piangere, me lo dice, io gli do la cura. Va bene, fa la signora. Che la signora si mette sul lettino e il dottore gli fa, che vado? Vada, vada. Che vado? Vada, vada. Che vado? Vada, vada. Dottore, vada, 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 io l'ho finito.